Ma cosa fai ancora qui sopra? Levati, sorcio, non vedi che adesso ha me? Ma come? Abbiamo passato tanti bei momenti insieme, io e Gegio. Gli ho fatto scoprire la differenza fra i filtri delle lavatrici e quelli per i selfie. Vattene, coglione, sei vecchio. Buoni telefonini, buoni. Ieri sera stavo guardando un film ad una certa ora quando ho visto che c'era l'attore che faceva Denver. Infatti la sigla diceva Denver, hai gli occhiali in zona e lì su te. Non è lui, no? Drop it. E dopo questa intro, benvenuti nella mia cazzosissima cameretta. È di nuovo primavera, i muri respirano. C'è una ragnatela, c'è una ragnatela. Vabbè, forse era meglio che non respirassero. E come vedete dal titolo, mi sono ricreduto su Xbox One. Cosa ne penso di Xbox One nel 2016? A parte quell'anno in cui Artiglio scelse di prendere Xbox One ma poi non l'ha presi, ho sempre pensato che l'Xbox One fosse inferiore alla Play 4. E ovviamente mi... Ma a distanza di mesi, anzi di anni, le macchine vengono migliorate e anche le nostre idee cambiano. E anche oggi penso che quella scatola nera sia del gran potenziale sprecato. Vi ricordate come nel 2013 Microsoft rovinò tutta la reputazione del suo reparto games annunciando la connessione permanente, facendo così incazzare tutti i militari americani che giocano quando sono in missione e non possono avere la connessione altrimenti vengono ritracciati? Oppure il videino da parte di Sony che trollava Microsoft perché non si poteva utilizzare i giochi usati? This is how you share your games on PS4. Ecco, non mi sono mai spiegato come mai il reparto merchandising di un'azienda così grossa possa essere così ridicolo. Una politica pezzente per un'azienda che tanto pezzente non è e non dovrebbe essere. E poi vi ricordate la figura di merda epica quando fece dietro fronte riguardo queste cose? Annunciando grandi feature, il supporto vocale da parte di Kinect, la possibilità di giocare i giochi finché li si sta downloadando. Cazzate! Voglio essere sincero con voi e non vi indorerò la pillola. Xbox One è come un cadavere in putrefazione che si deambula vestito da pompiere. E mentre cammina i vestiti si logorano sempre più, mostrando sempre meno che lavoro faceva. E quando l'elmetto e il cappellino saranno distrutti completamente, si rivelerà essere uno zombie normale, ovvero uno stronzo come gli altri. Non capisco con quale stupidità strategica Microsoft abbia rovinato il buon nome della 360 che per molti era vincitrice della scorsa generazione. E ogni giorno mi ritrovo a discutere sia su internet che in real con i fan dell'Xbox. Ma tutto sommato neanche così tanti. Ma chi è che ha l'Xbox? Chi ce l'ha e perché ha la doppia console? Ma chi è che ha solo la One? Ma quello che vorrei capiste è che non è che mi paga Sony per dire che è meglio e ce l'ho con Microsoft. Anzi, io dovrei essere pro Microsoft perché adoro Windows, adoro il Surface che l'ho comprato, l'ho regalato a mio fratello. Surface Pro 3! Surface Pro 3! Surface Pro 3! Microsoft Surface Pro 3! Però mi piace anche essere onesto con voi, perché io non sono prezzolato per dire che è meglio l'una e l'altra. E se voi conoscete YouTube sapete che Sony non ha mai sganciato un soldo per sponsorizzare la Play, perché non ne ha bisogno. Io non sono un venduto di merda a cui regalano le console come certi YouTuber. Guarda che faccia, guarda che faccia. Quindi vi dico le cose come stanno. E poi come per il video di Call of Duty ti dicono: ma sei in cerca di like, scrivendo che Call of Duty sta fallendo. Ma vaffa, brutto bastardo. E parlo in singolare, non intendo una cerchia di persone, non posso neanche più dire la mia, che sono in cerca di like. Brutti cristofobici, con questo video voglio aprire gli occhi a chi cerca di trovare ogni volta del buono a questo rimorchio di cazzata che è l'Xbox One e spiegarvi come mai non ne posseggo ancora una. Vacca d'un zio. Ma tu ce l'hai con lei perché hai la 4 e allora... Oh ragazzi, ma se voglio vado a comprarmela, ma che cazzo me ne frega a me? Ma vaffan... Dai, fai cagare, ecco, sei proprio un figlio di un'autistica negra.
Se parlo bene di una cosa sono in cerca di figa, se ne parlo male sono in cerca di like. Ma va a cagare, tu e quella brutta stitica, brutto, omofobico. Porco, quella brutta madonna impiccata a testa in giù nel filo spinato di Mauthausen, cane, che mentre Dio si impiccava e le arterie degli occhi gli si bruciavano, gli pulivano la testa nell'acqua della pasta, boia. Oh merdosi, ma dove sta scritto che dopo aver speso 400 euro di console io debba andare a comprarmi un kit di ricarica originale o taroccato che sia dal nero in spiaggia per caricare le pile? Il pad del Play 4 costa una sassata ma almeno è completo. Ma vogliamo parlare della dashboard? Non so, ce l'ho con la dashboard della One, va bene? Allora, a fine 2015 è uscita la nuova dashboard chiamata The New Xbox Experience. Sto cazzo! Ve ne sarete accorti tutti del lag della dashboard, l'avvio e la chiusura delle applicazioni, la chat che rallenta, la lista amici, bottoni che non rispondono, app aperte insieme che rallentano e costretti a riaprirle e quindi riavviare. No, ragazzi! E vi sto dicendo operazioni banali di tutti i giorni che dovrebbe essere normale che funzionino, e invece in questa valle di barbonaggine ci è precluso godere. Qui stiamo facendo ridere i fulli. La dashboard della Play 4 è una merda perché non l'ho mai compatita e oscena come è messa. Una cosa che non sopporto dell'Xbox One, e questa non ve la perdono, è il tasto di accensione troppo sensibile. Tasto touch! A parte il fatto che non ho mai compatito questa moda dei tasti touch. Mai! Hanno iniziato sulla 360, sulla Play 3, hanno messo sulla Play 4, non l'ho mai capita questa merda del touch. Comunque sulla One è fin troppo sensibile. O andate lì per pulirlo, o ci passa il gatto davanti, basta solo che il gatto ci passi davanti per spegnere e così interrompere la vostra kill streak di 30 uccisioni su COD, invocando così la clemenza di crematorio. Ma tranquilli, ho visto che su un sito americano dei papà hanno fatto una petizione per poter disattivare questa funzione, perché i bimbi andavano sempre lì e quindi anche con il rischio di bruciarla, insomma, accendi spegni, accendi spegni. Succede se siete lì in Drio domare un mammut su Far Cry Primal e il vostro amico accende la console dove siete stati a trovarlo a casa sua il giorno prima? Succede che intanto il mammut non lo domerete e invocherete crematorio per la seconda volta. Io rimango da te e ti stupro, porco di... stupro col cazzo di un altro però, coglione! Perché se un vostro amico accede con i vostri dati dalla sua console, vi farà fare il logout della vostra anche se state giocando. Ecco, in Veneto siete in Drio fare una cosa, significa state facendo una cosa, siete in Drio giocare, state giocando, siete in Drio... Un'altra cosa che mi fa girare grandissimamente il cazzo è la retrocompatibilità. L'avete voluta, l'avete desiderata, bene, clap clap clap. Ma nessuno sa che per usare la retrocompatibilità della 360 serve un disco della 360. Voi lo mettete nella One e in automatico vi scarica la versione 360 in digital del gioco. Però ho letto in rete che moltissima gente si sta lamentando del fatto che se io ti inserisco un disco di FIFA 16 per la 360 sulla One, perché tu mi fai scaricare FIFA 16 per la 360? Fammi scaricare FIFA 16 per la One, così ho la versione migliore, brutto figliastro della merda. Perché io 71 euro quella volta te li ho dati buoni, non del Monopoly, brutto cannibale di cazzo di una Microsoft. Ormai è tutto in digital, ormai scarichiamo tutto, e ok, va bene. E quindi ti avevano promesso una feature molto importante, che finché io sono lì che faccio il download, arrivato ad una certa percentuale, che può essere il 30% o il 40%, io posso già giocare. Sì, ma dove, col cazzo? In quei pochi giochi che te lo permettono, se vi va bene vi fa vedere il menu del gioco, o se proprio vi va strabene potete giocare il prologo del gioco, che sarà di 10 minuti, 20 minuti, fine. Altro non potete fare e dovete per forza aspettare il 100% del download. Questo significa essere dei politici, perché alle 3 diciamo tutte cose belle, poi ta, ta, ta. Ecco,
concorrenti chi è la One, mi scriva pure nei commenti, perché lo saprà ancora meglio di me, tipo della modalità Instant On, che è la modalità che permette di ibernare la console per un ripristino velocissimo. Non è mica tanto rose e fiori come la pubblicizzava Microsoft, perché quando la One si risveglia da questa modalità incapperete in diversi bug, i download saranno sospesi, le app tante volte si chiudono come se la console non avesse RAM a sufficienza. Quindi è inutile che vadano a pubblicizzare una funzione che poi si rivela essere così e così, perché siete ridicoli. Gattetto! E infine il fiore all'occhiello, il Kinect, un mattone che era stato inserito di peso al day one, ma che tutto sommato non è mai servito a nessuno, perché a parte far finta di utilizzarlo come riconoscimento vocale, Xbox apri questo, Xbox apri quell'altro, e non funziona mai, oppure come videocamera per Skype, per altre funzioni non è mai stato utilizzato, perché io ho capito utilizzarlo in Zoo Tycoon per lavare la schiena agli elefanti e alle scimmie, però fatto due volte ha già rotto le palle. È un attrezzo che Microsoft non ha più supportato, e ha anche fatto bene, perché non vende, non diverte, non può avere giochi fighi, perché se voi fate uno sparatutto col Kinect, che precisione volete avere? Quindi potete solo fare il ballo e tre cazzate, perché se voi andate nei siti online di vendita ne trovate a bizzeffe, e chissà quanti Microsoft ne ha nei suoi magazzini ancora invenduti. Che spreco, ragazzi. Ma finora quello che ho capito su Xbox One è che più passa il tempo e più assomiglia alle ferrovie dello Stato, inefficiente e in ritardo. E come sempre io sono Giorgio Cappello di Paglia, e voi avete visto dal mio punto di vista lo show settimanale in cui parleremo che tremelli in sopra il cielo per le pietre. Volare con te, volare con te, io voglio te perché sei tutto a me. Anche questa puntata termina qui, cocoriti, dovete capire che io non è che ce l'ho con Xbox One o con la Play o con altro, io ce l'ho con chi ha colpa in quel momento. Oh, non sono mica pagato per dire che è bello o che è brutto, ma stiamo scherziamo, io dico le cose come stanno. Quindi cocoriti, come sempre mettete pollice in su se vi è piaciuto questo video, pollice in giù se non vi è piaciuto, e non intendo che voi siete fan Xbox e quindi dovete metterlo in giù perché ha parlato male dell'Xbox, siate obiettivi, quindi pollice in su anche in quel caso, insomma se volete, dai cocoriti, iscrivetevi al canale per vedere tutto quello che farò, perché ne farò delle belle, ho già programmato dei video al nickel cadmio, quindi come le pile dell'Xbox. Oklahoma, il prossimo Oklahoma, il prossimo Oklahoma, il prossimo. Attenzione, è stato un disturbo, l'output è sospeso, attento. Se mi incazzo sono guai, tu lo sai. Forse ci stanno tracciando, ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca.